Benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il viaggio alla scoperta della nostra regione ci porta oggi in provincia di Vicenza. Siamo precisamente nel comune di Enego. Questi luoghi, sin dall'antichità, sono sempre stati considerati strategici. Infatti, sembra che proprio qui ci fosse un primo insediamento romano e stazione di posta, lungo praticamente quella che era la strada che portava ai possedimenti in Germania. La zona fu dominata dai vescovi di Vicenza e di Padova, dagli Zellini, dagli Scaligeri, dalla Serenissima, dai Francesi. Poi venne la dominazione austro-ungarica e venne riannessa all'Italia solo nel 1866. Nella piazza San Marco, al centro di Enego, si erge la Torre Scaligera. È quel che rimane di una più vasta fortificazione che comprendeva quattro torri, fatta costruire attorno al 1300. Lo stemma degli Scaligeri ci fa comprendere il periodo di costruzione di questa fortificazione. Lasciamo ora la parola a Marco, che ci spiegherà la storia di questa torre e di tutto il castello. Sono un socio della Proloco di Enego e sono la guida di questa torre, della Torre Scaligera di Enego, e racconto la storia di Enego a tutti i visitatori. Questa antica torre faceva parte di una fortificazione ben più grande, costruita dagli Scaligeri e da Can Grande della Scala nel 1330. Era costituita da quattro torri collegate da mura. Questa era la torre più alta, il bastione del vecchio castello. Il castello Scaligero di Enego è stato poi distrutto nel 1848 da una popolazione barbara proveniente dal Sud Tirol, gli Stutzen. Hanno sconfitto prima gli Eneghesi sulla battaglia del Monte Prezzon, poi hanno preso Enego, ci sono rimasti per 19 giorni, hanno dato ferro a fuoco il paese e distrutto il castello, incendiando la parte portante in legno, tranne questa torre che è riuscita a arrivare a noi oggi. Poi, nel 1310, è nata la più antica federazione al mondo, insieme alla Federazione Elvetica, e la più piccola federazione d'Europa ancora oggi, la Federazione dell'Altopiano dei Sette Comuni. Federazione che si è alleata con varie famiglie e regni, come per esempio con gli Scaligeri, che qui a Enego hanno costruito un castello, o con i Visconti di Milano, e poi con la Serenissima Repubblica di Venezia. Ha cessato di esistere nel 1807 per volere di Napoleone Bonaparte. Nel punto più alto del paese troviamo la chiesa di Santa Giustina. I primi documenti dove è citata questa chiesa risalgono al 1429. Quella che vediamo ora però è solo la costruzione moderna. Perché? Perché la chiesa ha subito varie ricostruzioni a seguito ad esempio di due incendi. All'interno c'erano moltissime opere d'arte andate completamente distrutte. Si è salvata però la pala di Santa Giustina di Jacopo da Ponte, lo stesso che ha dipinto l'ultima cena che troviamo nella Galleria Borghese di Roma.
Questo forte venne fatto costruire dal 1911, siamo sul forte Lisser. Questo non vide mai effettivamente la prima guerra mondiale e venne adoperato solo come deposito e come caserma. Infatti, dall'inizio del conflitto gli austriaci si erano già posizionati vicino al lago di Levico, vicino al lago di Caldonazzo, perché lì c'erano già delle strutture, utilizzarono delle strutture già preesistenti. Una cosa è certa, questo forte rimane storia, rimane un monumento alla Grande Guerra. Il fortino Col d'Arco è davvero un luogo particolare e suggestivo. E se vi state avvicinando ad Enego, al tornante 10, fate una tappa qui. Un po' più a valle c'è un altro luogo che merita di essere visitato ed è la Bastia, o chiamato così, il Castel dei Meci. Insieme al covolo di Butistone faceva parte probabilmente di un sistema difensivo molto ampio, ma soprattutto molto antico. In questo luogo così particolare, significativo e antico, tanto da essere definito lo Stonehenge di Enego, termina il nostro viaggio. Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, che ci hanno aiutato per realizzare questo video. Grazie per averci seguito. A presto.